È stata una partita godibile, giocata bene da entrambe le squadre, con la volontà di superarsi sino all'ultimo secondo di gara. Sicuramente ci sono stati momenti al secondo tempo dove hanno preso un pochino più campo loro, però mi è piaciuto tanto come abbiamo lavorato dopo l'uno pari. Abbiamo messo dentro la volontà di andare a vincere rischiando qualcosa, ma questa era la volontà e questa è la mentalità che stiamo creando partendo dall'inizio e piano piano stiamo cercando di alzare il tasso qualitativo. La mentalità, l'intensità, cosa ci vuole per vincere le partite. Nelle ultime tre gare abbiamo affrontate le tre prime, a parte la Regina che ha perso qualche posizione adesso. Ne usciamo con 4 punti, con il rammarico che probabilmente a Genova potevamo fare qualcosa di diverso. E penso che la nostra tifoseria abbia apprezzato la volontà, la prestazione e questo applauso gratifica i miei giocatori perché ci hanno provato sino alla fine. E con qualche difficoltà a livello condizionale di qualche mio giocatore che nel secondo tempo forse abbiamo pagato rispetto alle ultime prestazioni e dunque con qualche adattamento che abbiamo dovuto fare, ma questo è uno spirito importante e ce lo porteremo in campo a Bolzano. A proposito di singoli, senza nulla togliere a Damiani, con Gomez sembra un'altra squadra. Samuele per me ha fatto due parole su Graves che mi pare insomma abbia impattato benissimo. Samuele per me ha fatto molto bene, continua a essere un giocatore importante. Claudio, l'ho detto in conferenza pre-gara, ci ho investito tanto perché avevo visto delle qualità, delle attitudini, è un giocatore che ci dà equilibrio, che ci dà velocità nel gioco, è rientrato bene, è stato importante anche il tempo che ha fatto a Genova per dargli ritmo e minutaggio e ha fatto una partita di un livello importante come l'ha fatta Simon. Gli scout avevano lavorato bene, l'avevano individuato con attitudini, con qualità che ci piacevano tanto, l'abbiamo visto nei primi allenamenti, difatti con 4 allenamenti con noi già l'ho mise in campo nello scorcio finale della partita con la Regina, in un ruolo non propriamente suo, con un cliente scomodissimo come caso, ha fatto molto bene, difatti nei giocatori affaticati, che abbiamo pagato qualcosa nel secondo tempo, c'era lui, c'era Saric che ha avuto un problema intestinale, che dunque non stava benissimo, è riuscito a giocare 55 minuti, Gennaro era da tanto che non partiva dall'inizio, dunque qualcosa poi a livello generale abbiamo pagato, ma mi è piaciuto nella difficoltà la squadra come è stata insieme, compreso sono contento che sia rientrato Alessio Buttaro che era da tempo che non giocava e non è facile entrare in una partita di questo livello. Mister, era la partita che si aspettava e soprattutto se lo immaginava che quel tiro entrasse da centrocampo? Sì, la partita è quella, loro lavorano bene, hanno fiducia, coraggio, giocano bene, ma noi il primo tempo abbiamo dominato la partita. E il gol di Verre è in quella ricerca di alzare il tasso qualitativo della squadra, avere giocatori che lavorano sulla tre quarti, che possono giocare filtranti, tirare in porta, questo è un gol pazzesco. Penso che a Palermo da tanto che non si vedeva un gol così bello, forse dai tempi di Miccoli col Chievo, e di conseguenza complimenti a Valerio per averla pensata e averla fatta. Eugenio, hai scelto Tutino all'inizio al posto di Mariano, come valuti la sua prestazione oggi? Può crescere tanto, però è un giocatore che ha talento, che ha gol nelle gambe e di conseguenza oggi in qualche rotazione che mi sento di fare, perché quando dico che a livello di mercato abbiamo lavorato per allargare il campo dei titolari e strategicamente cerco di capire cosa è meglio in quella situazione iniziale e avere un cambio come di Mariano per me in certe partite può diventare importante a partita in corso e dunque ha fatto per me una buona prestazione, ma mi aspetto che sia l'inizio di qualcosa di più. Eugenio, lo so che adesso risponderai che tu guardi solo al Sud Tirol, però io ti chiedo, noi abbiamo capito oggi perché il Frosinone è lassù davanti a tutti con tutti questi punti di vantaggio, tu hai capito qualcosa in più del Palermo oggi? Guardate, se leggete o andate a rivedervi la mia conferenza o parlo in un certo modo, bisogna saper leggere tra le righe, con grande umiltà ma con la volontà di fare qualcosa di bello, di importante e così continueremo a fare. Allora Valerio, intanto ti chiedo insomma di commentarci il gol che hai fatto, no? Perché non credo ti sia capitato mai di segnare un gol così da centrocampo. Oddio. Ti è capitato? È già capitato fino alle playoff Pescara Trapani, quindi un gol pesante, ecco, quindi è già il secondo e no, a parte quello è un grandissimo gol, ma è tutto istinto perché palla rubata benissimo da Gennaro a centrocampo, i portieri stanno fuori, quindi la prima cosa che mi è venuta è di calciare direttamente di prima e la palla ha preso una bellissima traiettoria e è andata in rete. Partiamo dalla fine, gli applausi del pubblico. I tifosi volevano una vittoria anche per i noti fatti del 2018, però alla fine hanno apprezzato tantissimo. Ma noi sì. Cioè, mi è arrivata, insomma, sapevamo dell'importanza della partita da parte dei tifosi, però per noi era una partita importante al di là di quel fatto e purtroppo non siamo riusciti a vincere questa partita, ci dispiace tanto perché in casa
in casa davanti a questo pubblico meritano sempre i tre punti, però il pubblico ha apprezzato la voglia e la grinta che ci ha messo questa squadra e continueremo a farlo per il resto del campionato. Valerio, cosa è mancato proprio per la vittoria? Soprattutto nel secondo tempo avete calato un po' di intensità e ormai ti sei integrato bene, hai visto questa squadra crescere? Sì, abbiamo giocato meno rispetto al primo tempo, abbiamo tenuto poco il possesso di palla e quindi è normale che poi una squadra contro il Frosinone, che è prima in classifica non per caso, ti abbassi e poi non riesci più a ripartire, e è normale anche che poi prendi il gol, quindi lavoreremo durante la settimana per questo, per migliorare, per giocare con più personalità, tenere la palla e fare la prossima volta il secondo gol invece di abbassarci.